Sarà capitato a tutti noi di ascoltare e dialogare con persone che si professano atee, oppure si dichiarano lontane da Dio, o semplicemente avverse alla Chiesa. Spesso, quando espongono le ragioni e motivazioni, ci rendiamo conto che la loro difficoltà sta nel credere e quindi affidarsi ad un'idea di Dio che loro stesse si sono fatte. Ma il punto è che noi cristiani non ci basiamo su concetti o idee astratte di Dio. Il fondamento della nostra fede è un'esperienza concreta di Dio, che pone la sua tenda in mezzo a noi, che sceglie cioè di condividere con noi le nostre sfide, le nostre fragilità. Grazie a questo bivaccare di Dio in mezzo a noi, possiamo diventare figli di Dio, cioè vivere con la stessa qualità con cui Dio stesso ha vissuto, nella persona di Gesù Cristo, che è rivelatore del Padre.